Bene, allora è tardi perché sono le 8:30, va bene, insomma tardi per modo di dire. Allora c'è una persona che si chiama Banana, non so, Mister Banana o roba di questo tipo, che evidentemente è pieno, un comunista pieno di spinelli che praticamente non fa altro che andare sui profili della gente a sfottere, a pigliare per il culo, facendolo in maniera delicata, dando del voi, probabilmente un meridionale anche. Ecco, allora, io i meridionali li voglio bene perché la mia discendenza è di Catania, con mia mamma che si chiama Rizzo Maria, che si chiamava perché poverina è morta. Però in certe aree dell'Italia meridionale ci sono anche i terroni, come al nord ci saranno anche i polentoni. Allora, io i meridionali li rispetto e quando passano di qui suonano il campanello che io gli offro la cena e anche tutto il resto. I terroni possono andare a cagare. Insieme a questo signor Banana, che se anche lui pensa di essere raffinato, perché certi personaggi, soprattutto in certe aree geografiche, pensano di avere quel savoir-faire di sfottere. Lei mi sembra che sia un contadino veneto. Sì, caro, sono un contadino veneto che mantengo te in qualità di terrone, coglione di uno. Perché se non ci fossimo noi del nord, che manteniamo per il 90% Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, molti di voi sarebbero alla fame e per fortuna che votate quell'altro là, come si chiama, il pugliese, il vostro capo che vi mantiene senza fare un cazzo con i nostri soldi. Ecco, tu effettivamente probabilmente fai parte di questa categoria di supermen, supereroi mantenuti con i soldi degli altri. Poi si è messo in coda un altro veneto, io sono giovane, non sono razzista. Cioè, non riesco a capire. Quando ci sono delle persone che, come, cioè, il vero comunista mantenuto, disoccupato, quello che va nelle birrerie tutte le sere fino alle 3 di mattina per fare i sermoni, quelle sono le persone che devono girare per tutti i canali e devono trovare per forza qualcosa da dire su ogni persona, perché sennò non dormono bene dalle 4 di mattina quando vanno a letto. Poi si alzano alle 11. I genitori, povero il mio bambino, guarda, ti ho caricato lo smartphone così almeno per 2 ore non mi rompi i coglioni. E il bambino che ha 15, 18, 20 anni, poverino, anche fino a 30. Grazie mamma, se non ci fossi tu con lo smartphone, adesso vado a sedermi sui gradini della chiesa così non ti rompi i coglioni. Questo qui è un veneto. Allora, cerchiamo di essere un po' seri. Ora, se uno praticamente si mette in rete per sfottere, perché nella vita non ho altro da fare, mi fa piacere. Io, finché ho lavorato, non ho mai perso 30 secondi su internet, non ho mai perso, perché dovevo tirarmi sulle maniche per mantenere quei deficienti come ho menzionato prima, il banana, il carciofo, il paraplettico mentale, che ne so io. Comunque, insomma, dai. Allora, ho apportato le ultime modifiche definitive alla macchinetta. Allora, sotto ho messo i feltrini del lavadischi perché la parte inferiore del disco deve essere non protetta, ma praticamente deve essere curata come, diciamo, che non si segni, insomma, quello che è. Poi sono andato dai cinesi. I cinesi vendono il foam. Eccolo qua. Questo qui è il foam che vendono tutti i cinesi, sono lastre da 50 per 70. Questo qui è un foam da 2 mm. E 2 mm, sì. Loro chiamano carta, ma questo qui non è carta, questo qui è foam, insomma, il foam, quello che si fa il bordo degli altoparlanti, insomma, ecco, è sempre lui. E qui lo trovate giallo, rosso, verde, marrone, rosa, celeste, bianco, nero e molti lo usano per fare praticamente per i bambini, praticamente per fare i fiori, per fare i decoupage, eccetera, eccetera. Comunque questo qui è il foam. Se voi lo trovate questa versione qui, un grigio leggermente più scuro perché ci sono 3-4 tonalità dal bianco al nero, questo qui è lo stesso boh foam del bordo degli altoparlanti, preciso, identico, è sempre lui. Bene. Allora, cos'è che ho fatto con questo foam? Ho tagliato un dischetto da mettere sotto la campana superiore per bloccare il disco.
gli ho fatto tutto il piattello. Ecco qua, sborda di circa 1,5 mm perché è rientrante un attimino. Qui in mezzo ci ho fatto il buco per far passare il perno. E adesso praticamente l'acqua non entrerà più. Ecco. Comunque, questo foam qua, dai cinesi, nei mercatini, nei mercati cinesi, lo trovate. Noi lo troviamo a 1,50 € al foglio, che è un 50 per 70. E lo usiamo, io lo uso, ecco qua, questa è la parte che ho tagliato per fare, dopo l'ho arrotondata ovviamente, no? Queste qua io le uso tanto anche per i diorami, per fare, diciamo, i pavimenti stradali, perché si presta molto a fare i pavimenti stradali, magari dopo con qualche pennello, con l'acqua e tempera praticamente, gli dai qualche sporcatina o se no gli fai le righette bianche della segnaletica, ecco. E comunque ho fatto esattamente questo dischetto che andrà qua così, aspetta un attimo, ecco fatto, e poi andrà bloccato. Niente, poi dove c'è reparto giradischi, quando lo faccio diventare giradischi, svitto queste due viti. Che io queste viti qua le trovo sui surplus militari degli anni 30, anni 40, anni 50, che noi qui abbiamo due o tre capannoni dei surplus militari dove si trovano tutto il tipo radio antiche, tutta quella roba lì, eccetera, eccetera. E io recupero anche qui praticamente dove c'è il tappo dell'aspiratore, ne ho messo uno, eccolo qua, che sarebbe sempre lui. Avendo piastre di alluminio, ho tagliato le piastrine, basta fare i fori in corrispondenza e qui c'è il foro praticamente in cui andrà il braccio, ecco. Dopo noi questo qui lo mettiamo qua al suo posto, ci rimettiamo ancora le viti e ecco fatto. Poi ho fatto quando tiro via questo, eccolo qua, aspetta così, tiro via questo, sempre dai cinesi vendono il velcro che praticamente sarebbe fatto in due parti, sarebbe quello che praticamente per la chiusura anche degli strip, che si usano nelle scarpe, e loro lo vendono rosso, bianco, celeste, grigio, rosa, nero, di tutti i tipi. Allora, ho portato a casa questo qua rosso perché una volta, quando prendevate praticamente quelli per pulire i dischi, quei pezzettini di legno lunghi così che sotto avevano il vellutino, era rosso, ed è esattamente questo, eccolo qua. Ora, questo qui, gli ho lasciato la fuga di aspirazione, io ci ho messo due O-ring in testa e in coda, in modo da tenerlo distanziato di circa 1 mm, perché sennò praticamente la pompa di aspirazione mi risucchia il disco e fa fatica, insomma. Mentre con questi O-ring, praticamente tenendolo praticamente la setolina, diciamo il panno qua, lontano circa 1 mm dal disco, dai lati destro e sinistro, praticamente ha la possibilità di entrare l'aria e di fare anche l'assorbimento. Questi qua li danno in due versioni, sia quello adesivo e sia quello che si può cucire sopra gli indumenti, insomma. Allora, io di questi qua, adesso uno di questi giorni andrò a prenderne ancora un po' di quelli bianchi, neri non ce ne sono più, e un po' li userò ancora per fare questo perché non sono eterni e li userò come ricambi. Un altro po' li userò quando faccio i pannelli delle casse. Questo velcrino qui lo uso praticamente da attaccare sulla tela anteriore, mentre il suo contrasto praticamente taglierò lo stesso identico pezzettino e in corrispondenza lo metto attaccato al legno della cassa con due graffette con la pistola graffettatrice, in maniera che il pannello della cassa vada ad appoggiarsi velcro contro velcro, maschio e femmina, e dopo tutte le volte si può tirare su e si può mettere. Ecco, niente, questo qui va qua dentro perché qui ho calibrato l'altezza definitiva, gli ho fatto tutte le sue piccole modifiche e questo qui andrà dentro in questa maniera, eccola qua.
in modo che non vada ad urtare contro la calottina. Praticamente ho dovuto calcolare tutto al millimetro, perché sennò qua succede che dopo alla fine questo urta contro quello lì, dopo è green, gran, gran, questo qui dopo si alza, non fa più l'aspirazione, invece in questa maniera, in qualsiasi parte. E poi, quando io ho notato che quando l'aspirazione è avvenuta, che avete fatto girare il disco, se io tiro su questo, rimane su quella fascettina di disco, rimane quella fascettina di umido. Allora io, avendo messo questi feltrini sotto, questi qua rossi, praticamente cos'è che faccio? Quando il disco sta ancora girando, io lo porto leggermente verso destra o verso sinistra, in maniera da accompagnare via anche l'ultima sfumatura di umidità, e in modo che venga aspirata anche quella, e che il disco, quando lo tiro via, che rimanga tutto bello pulito. Questo qui ovviamente si metterà da qualche altra parte. Io, amando il legno, ho preso queste spazzole qui, che adesso qui dove c'è il buco li farò. Praticamente in questa maniera qua gli farò una piastrina a doppia L, che partirà da qui in modo che venga avvitata. La alzo di circa 2 cm e poi gli faccio un manichino lungo 6-7 cm da prendere in mano. Questo qui, vabbè, sarebbe da tenere in mano così, diciamo, come questo qui va bene, la vendono anche come spazzola per pulirsi le unghie, insomma, ecco, per grattarsi le unghie quando sono sporche. Però tanti la usano come spazzola per le scarpe, essendo una setola abbastanza morbida. Ora, da una parte è un attimino più accorata, dall'altra è un attimino più morbidina. Ora, dunque, di conseguenza, o da una parte o dall'altra, ecco, io userò sempre questa più larga, perché praticamente mi prende di più, e, per fare il lavaggio del disco, insomma. Ecco, ora abbiamo visto le ultime finiture. La spazzolina duplex, così praticamente a doppia vita, anche nel senso che da una parte o dall'altra. Il manico, quando sarà consumata di qui, tiro via la vite e il manico glielo avvito dalla parte opposta, e di conseguenza, invece di così, lo comincerò a usare dall'altra parte. Insomma, ecco. Allora, con questo qui, col manichino che gli farò, praticamente avete visto che c'è anche l'invito scanalato, oltretutto per metterci anche il manichino. Perché volevo metterci un pirlino sopra, ma dopo ho visto che non va bene, insomma, ho preferito pensare di metterci una piastrina in alluminio larga 2 cm, in modo da prenderlo in mano, perché sennò metti che magari finché sei sopra il disco, magari si inciampa, no, l'altra, e ci vai sopra con le unghie, è sempre meglio rimanere fuori dal disco. Questa qui praticamente abbiamo visto che, dopo la fine, per fermare, questo qui è un tappo che va sotto le sedie, che va sotto le scalette, quella a 3-4 gradini. E l'ho fissato con due viti in acciaio, lateralmente, in modo che non si sfili. Ho preso queste fasce qua, le vendono lunghe 50 cm, maschio 50 cm, femmina. Allora, il maschio non mi interessa niente perché è quello ruvido. Questo qui invece è quello, diciamo, con quello che fa la funzione. Come, ecco, questi qui, se uno compra questo dai cinesi e lo applica sotto, praticamente, se io questo qui lo tiro via da qui, oppure un pezzettino come questo lo attacco qua, così lo attacco, questo qui di lato posso usarlo anche per tirare via la polvere dai dischi, perché sempre questo è, insomma, ecco. Ora, se c'è una persona un po' anziana, si ricorderà che una volta c'erano quei spazzolini o ovali oppure rotondi che prendevi in mano, e aveva sotto la gomma spugna con applicato questo vellutino, insomma, ecco, per pulire i dischi. Niente, comunque, avendo fatto questi due accessori, avendo acquistato praticamente il foam e tutto quanto, poi questi qui, sempre dai cinesi, costa 1,50 euro. Questa qui praticamente non è un tappo che si mette sopra, è un tappo a chiusura che si avvita. Ecco qua. Quindi non è come gli altri, che voi lo applicate sopra come un gommino. Questo qui è proprio un tappo che si svita e praticamente fa la sua funzione, insomma, ecco. Perché giustamente l'alcol etilico,
o l'alcol isopropilico o qualsiasi altro tipo di alcol sono un po' evanescenti. Quindi ad acquistare quelli senza tappino, eccetera, eccetera, io direi li sconsiglierei. Quindi di conseguenza questo qua si applica, si fanno due girettini, così, ecco, e si chiude. Questi qua li fanno da 100, 250 grammi, che sarebbe questo. Poi c'è il mezzo litro, il litro costa su 1 euro, 1,20 euro, se non mi ricordo più di preciso. Questa spazzola qua l'ho trovata sempre dai cinesi a 1 euro. Questa qui, questo velcro qua, maschio e femmina, lunghezza 50 cm maschio e 50 cm femmina, anche quanto l'ho pagata Mariella? 1,20 euro? Ecco, hai detto di sì, la Mariella. Allora, io come ti stavo dicendo, adesso ne prenderò due o tre di bianchi o di neri se li trovo. Taglierò dei pezzettini lunghi 2 cm per uno e li userò praticamente nelle casse acustiche per mettere nei due, quattro o sei lati, perché uno sopra, uno sotto, uno in mezzo. Idem con patate di là, quando li fa il pannello. Li metti il suo corrispondente dalla parte opposta con due graffettine e plac, lo applichi come le casse di una volta. Se voi andate a vedere le AR, le JBL, le Philips, le Grundig degli anni 60, anni 70, anni 80, erano tutte fissate con il velcro, insomma, ecco. Quindi adesso con questo sistema qua, mettiamoci pure questo sopra, eccolo qua, la macchina lavatrice. Lavatrice, lavadischi praticamente ha completato quello che erano le sue migliorie. Poi io ho tirato via quelle borchie rotonde grosse perché effettivamente sembravano un po' cannibalesche e ho messo queste qui, diciamo che le vendono dorate, argentate o nere, insomma, eccole le praticamente quelle per non fare entrare la vite e far diventare brutto quello che è l'appoggio. Ora ti danno queste borchiette, diciamo, di vediamo questo qui che è qui, eccola qua. Queste borchiettine qua sono carine, sono in ottone e ho sostituito quelle vecchie a calotta, ho messo queste qui in modo e difatti la macchina è molto meno pesante di prima adesso. Bene. Allora, quando per un certo periodo di tempo non si usa la macchina, prendiamo questo, lo mettiamo qua. Ecco, adesso ho fatto il clac di chiusura. Bene. E la macchina diventa questa qui. Ecco qua, tutto lì. Buono. Mettiamo come vogliamo noi, insomma, ecco. Questo qui sarebbe il risultato finale della macchinetta lavadischi. Che all'occorrenza, come detto, basta tirare via la piastrina. Ovviamente non sarà mai un vero e proprio giradischi, però praticamente lo emula in maniera totale e assoluta, ecco. Là abbiamo il nostro glorioso ritrovamento della spazzatura e quindi adesso troverò il posto anche a lui, insomma. Un po' di dischi li ho già messi via, un altro po' di dischi, diciamo, troverò il posto e via. Niente, mi premeva più che altro entrare, diciamo, in contatto, a parte che ho provveduto a eliminarlo questo banana, perché giustamente quando uno entra e dice le sue robe, però questo qua ho notato che siccome che io come quasi tutti, basta capire la meccanica. Tu puoi entrare nel profilo della persona, capire la sua utenza e anche se su YouTube, eccetera, eccetera, c'è la riservatezza, riesci sempre più o meno a risalire a chi potrebbe essere il personaggio. Mi ricordo che un 15-20 giorni fa ho eliminato un certo Leonardo che aveva un triangolino come simbolo con un pagliaccio che saltellava.
E ho il vago sospetto che questo banana qua sia esattamente lo stesso pagliaccio. Praticamente ha cambiato solo il sistema, diciamo, di interconnettersi con la gente, ma pagliaccio era e pagliaccio rimane, insomma, ecco. Dunque, che si chiami banana, che si chiami Leonardo o che si chiami rimbecillito, praticamente, tecnicamente parlando, la sua posizione non cambia, insomma, ecco. Niente, giustamente ha detto che io sono un contadino veneto. Sono orgoglioso e onorato di essere un contadino veneto, come sarei stato orgoglioso ed onorato di fare il camionista, come sarei stato orgoglioso di fare il lavapiatti, perché so che col mio stipendio e con la mia attività mantengo tutti questi quattro rintronati che non hanno voglia di fare un cazzo. E che per farsi mantenere devono per forza iscriversi a certe ideologie politiche, a certi movimenti e a certi partiti. E questo dà loro la forza di fare anche gli sbruffoni, perché quando uno è mantenuto a casa senza fare una sega, può permettersi anche di fare l'imbecille e lo sbruffone. Tanto prende uno che lavora, prende 1.000 euro, tira via i soldi di benzina, roba e l'altra, alla fine gli rimangono in tasca meno soldi di un deficiente, di uno che non fa un cazzo, mantenuto con il reddito di cittadinanza. Stessa roba. Perché se uno prende 1.000 euro a lavorare e uno prende 700-800 euro a stare a casa a grattarsi il cazzo, alla fine tirate via le spese vive della benzina, eccetera, eccetera, è uguale, con l'unica differenza che quello che prende 1.000 euro, oltre a spendere i soldi della benzina, praticamente deve tirarsi sulle maniche 8 ore al giorno per tutto il mese. E mi ha fatto capire che loro sanno vivere, certo, da mantenuti. Io mi auguro solo che questo governo tiri via il reddito di cittadinanza e cominci a mandare a lavorare tutta questa pattumiera di gente inutile, parassiti che vivono alle spalle degli altri. Perché la povertà c'è, perché non hanno voglia di fare un cazzo. A me una volta un meridionale ha detto, che io lo considero un terrone: ah, ma io non vado a raccogliere i pomodori in campagna così o in Puglia, tanto ci sono gli albanesi e i rumeni. Che cazzo vado a fare io a raccogliere? Ecco, ora quello lì è un candidato ufficiale per il reddito di cittadinanza. Questi qui sono i signori che prendono il reddito, non solo i bisognosi. E speriamo che la Gelmini ormai poverina è superata anche lei, era l'amica del nostro sindaco di Sirmione. Speriamo che l'attuale governo tiri via il reddito di cittadinanza e lo riproponga chiamando la persona che ne ha di bisogno, chiamandola praticamente in causa e facendogli l'analisi e speculando tutto. E dopo, alla fine, se hanno veramente diritto, bene, se non hanno diritto, niente. Non andare là a piangere un po', dare il voto e mi porto a casa 800 euro senza far niente. E dopo sfottere anche la gente che lavora. Perché loro sono nella condizione sociale di poter sfottere chi lavora. Ecco, poi c'è anche un comunista veneto che è praticamente abituato ad andare in birreria fino alle 5 di mattina, dorme fino a mezzogiorno e quando si alza deve girare per internet a sproloquiare, a dire le sue stronzate, diciamo, a fare praticamente l'oratore. Invece di fare l'oratore e andare in birreria fino alle 5 di mattina, perché non vai a letto alle 11 di sera e alle 7 ti alzi e vai a cercarti un lavoro? Pagliaccio! Ecco perché sei amico del banana. Siete tutti e due uguali. E da veneto mi auguro che tu non sia anche tu un mantenuto veneto, perché mi faresti altamente schifo. Saresti proprio la vergogna, saresti. Perché rappresenteresti la vergogna se tu fossi un veneto mantenuto. Ciao a tutti!